Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Molte persone ci chiamano e dicono: ma come possiamo fare per scoprire se abbiamo i cellulari sotto controllo? Come possiamo fare per sapere se hanno messo dei programmi per clonare e per utilizzare in microspia ambientale i nostri cellulari? Ebbene, amici, vi devo dare una brutta notizia. Una tecnologia in grado di vedere se i vostri cellulari sono clonati non può essere vista direttamente dal telefono, perché clonano la linea portante sia attraverso il riconoscimento IMEI del cellulare, sia attraverso il riconoscimento dell'identificativo del numero del telefono attraverso la rete telefonica. E non c'è possibilità di vedere o possibilità di interagire o di studiare il software del telefono che viene utilizzato per clonare, perché non utilizzeranno mai una sorta di programma immesso nel cellulare. Se una persona utilizza un programma diretto nel cellulare, vuol dire che sono persone che non sono esperte in tecnologia, semplici investigatori privati o semplici programmini comprati sulla rete che attraverso un IMEI riescono a creare un semplice clone del telefono. Se incapperete in indagini, intercettazioni o spionaggio, ma attraverso reparti operativi speciali, è impossibile trovare e scoprire il punto di interazione attraverso la codifica delle intercettazioni telefoniche riguardanti sistemi in analisi digitale. Quindi la ragazza che ha messo questo video ovviamente ha messo un video tecnico, ma in realtà non può essere visto con una facilità così primitiva, spengendo, accendendo il telefonino, perché sappiamo perfettamente che più il telefono è tecnologico, più il telefono è evoluto e più è quasi impossibile trovare o rintracciare un software all'interno. Dovreste fare una semplice cosa: se avete una capacità a livello tecnico, potreste aprire il cellulare e mettere un interruttore sul microfono, così li siete perfettamente sicuri che nessuno può sentire attraverso il vostro telefonino, perché staccate uno dei due fili o addirittura utilizzate un interruttore, un micro interruttore bipolare, e scollegate totalmente il microfono del cellulare stesso per far sì che non ci sia comunicazione attraverso la fonia. Ma questo non fa sì che voi non possa essere controllati sia attraverso la rete, sia attraverso il sistema GPS, sia attraverso il sistema GSM o di tutti i luoghi, di tutte le locazioni dove voi state. Un saluto, amici, da Emiliano Babilonia. Questo cellulare ha un... Su questo cellulare è stato installato un software spia che permette di registrare anche le voci, quindi l'ascolto ambientale, anche cellulare spento, in quanto, come spero che si veda così, il microfono rimane sempre acceso e la luce in fondo. Inoltre si notano tre luci, specialmente quando si accende e si spegne. E
Questa operazione viene fatta semplicemente chiamando da un numero particolare che poi viene tolto dal log del telefono. Questo è un altro esempio, sempre dello stesso tipo di software, e si vede, insomma, spero che si veda comunque, si notano due strisce di luce sopra e sotto che ci fanno accorgere che su questi cellulari c'è questo software spia che funziona anche ad ascolto ambientale, SMS e quant'altro, anche telefono spento. Naturalmente bisogna togliere la batteria se si vuole che il cellulare non trasmetta la propria posizione in GSM.